Ci siamo. Signori, venerdì 13 novembre, oggi per l'esattezza, esce un pezzo da collezione piuttosto speciale. Game & Watch edizione per Super Mario Bros. 35esimo anniversario. So che magari per molti non del settore specialmente, avere un'edizione come questa di un Game & Watch, un gioco che girava più o meno 40 anni fa, non significherà nulla, ma per chi è interessato, specialmente chi è interessato al mondo Nintendo, non solo videoludico, questo è un pezzo da collezione piuttosto speciale, che il postino non ha esitato a tirare dentro il cancello per paura di prendersi il Covid. Parole sue, io non ho il Covid. Comunque, io direi che non c'è cosa migliore che andare ad unboxare questa piccola meraviglia. Più che altro non è tanto per l'edizione speciale, ovvero di Super Mario, ma è perché io cercando Game & Watch in giro da rivenditori anche privati non riesco mai a trovare un prezzo ragionevole. Trovo sempre prezzi esorbitanti, anche contattandoli direttamente, privati, gente che mi chiede cifre strane. È perché ho fatto una ricerca e ho visto che costa tanto. Sì, però perché prima mi dici 50 euro, box in condizioni disastrose tra l'altro, e poi me lo metti a 150 solo perché hai fatto una ricerca, dopo che io ti ho fatto un'offerta? Non si fa. Casomai ti informi prima? Ecco, allora, premiamo, perfetto. Ah, ecco, era lo scatolo a essere, quello di fuori a essere brandizzato e non questa scatola qui che ricalca perfettamente quella del Game & Watch originale. Certo, i colori sono un po' diversi, non era proprio a colori, era in bianco e nero, però dato che questa è l'edizione speciale di Super Mario, le cose sono un po' diverse. Togliamo la plastica qui senza fare danni. Ush, bebe, perfetto, è andata. Quindi con molta delicatezza, ti prego, io non sono delicato per niente. Cavoli, se è duro poi. No, ok. Si è salvato? Sì, si è salvato. Bene. Voglio scrutare il suo contenuto. Abbiamo un caricatore USB tipo C. Beh, meno male, a giorno d'oggi, siamo nel 2020. Sarebbe strano se non fosse di tipo C. Bene, al suo interno troviamo, oltre ovviamente al gioco, un piccolo manuale, ma quello che ci interessa è racchiuso qui dentro. Eccolo qui. Oh, che bello, signori. Guardatelo. Sembrerà una stupidaggine, ma io lo rincorro tipo da 10 anni un Game & Watch in queste condizioni. Certo, non è proprio Game & Watch originale di oltre 40 anni fa, però insomma fa la sua porca figura e mi vedo anche nel riflesso, ciao. Insomma, direi di accenderlo. Ah, ecco qui al lato, ok. Beh, non avendone mai posseduto uno. Ma questa è una micro... è uno slot per una micro? No, non sembra, comunque. Accendiamo. Ecco qua. Press time button. Ok. Allora, premendo time si cambia lo sfondo. Abbiamo diversi sfondi di Super Mario. Premendo game possiamo scegliere il gioco. Abbiamo ball che è il gioco della pallina, ma lo vedremo a breve. Ecco, con pose set possiamo fare set time. Sono effettivamente le 9 di sera. Formato in 12 ore, ok. No, sono le 10:50 a dire il vero. Oddio, formato 12 ore, noi italiani non siamo molto abituati, quindi... Ah, ecco. E di notte ovviamente cambia anche lo sfondo. Quindi, contrasto e luminosità, audio... Ma penso così va bene. Luminosità, mettiamola così. Andiamo su game, vabbè, Super Mario Bros. 1 e 2 li conosciamo. Magari Ball, che è un gioco meno conosciuto. Abbiamo game A e game B. Game A è semplicemente di fare il giocoliere.
Abbiamo queste palline che cascano e noi dobbiamo farle rimbalzare da mano a mano. Questo è il gioco, sostanzialmente. C'era anche, se non sbaglio, sul gioco sulla fotocamera del Game Boy. Insomma, molto facile, che aumenta ovviamente di velocità man mano che avanziamo con il punteggio. Quindi possiamo anche resettare volendo. Facciamo game B che è con tre palle. Bene. Ah, però facciamo 10 punti a volta. Ah, allora qui la velocità diverrà insostenibile intorno ai 100 punti. Il record, vado per il record? Sono bravissimo, ragazzi. Sono un mago. Il mago delle palle. Che bello. Chiamatemi per le feste dei vostri figli. Vedrete che magie. Vediamo anche Super Mario Bros, ragazzi. Questo è il classico Super Mario. Purtroppo la camera oggi non coopera e non mette a fuoco. Però bene o male tutti quanti conosciamo Super Mario, no? Voglio dire, sarebbe strano non conoscerlo. Dunque, non ricordo qual era la pipe per la quale si poteva appunto andare giù. Qui doveva esserci il fiore, ma avendo perso appunto il power up. Mamma mia, ragazzi, giocare così è impossibile, dato che sono tipo lontanissimo. Però non cerchiamo scuse. Ah, niente, top of the flagpole. Poi possiamo switchare su Super Mario Bros. 2. Che sarebbe in realtà il... Oddio, questo è il vero Super Mario 2, da noi conosciuto con il nome di Lost Level. Non riesco a farlo uscire. Ok, eccolo, eccolo, eccolo. Prendilo. Che praticamente sarebbe la versione in realtà più difficile di Super Mario. Non so cosa è successo lì. Sarebbe Super Mario 2. E la versione più difficile è uscita dopo diversi anni dal Giappone perché era considerato troppo difficile e quindi i bambini si sarebbero arresi subito. Infatti da noi è uscito Doki Doki Panic reskinnato con i personaggi di Super Mario, che è buono, come prodotto è buono, però no? Cioè, perché privarci di qualcosa che effettivamente potrebbe essere buono? No, se non gioco tramite la videocamera si gioca bene, anzi, lo schermo è ben illuminato, non è troppo piccolo. È come giocare con un Game Boy Advance alla fine, per quanto riguarda la dimensione dello schermo, quindi ci sta. Ad ogni modo, per questo video è tutto, ragazzi. Appunto, volevo farvi vedere questo pezzo, la collezione di Super Mario per i 35 anni, il Game & Watch. E diciamo che appunto per me era più avere un feticcio che mi ricordasse il Game & Watch originale, perché appunto i prezzi su eBay sono proibitivi e anche lo trovi su subito.it, non sempre l'acquirente si informa prima e quando gli arriva una proposta poi, no, visto che costa di più in realtà te lo vendo al doppio. No, non si fa così. Ci sarebbero delle aste al ribasso su Yahoo, ma non sempre ti puoi fidare perché me le hanno annullate già un paio di volte, quindi niente da fare. Ad ogni modo, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo in descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!